siamo in una parte di territorio che è stato delimitato dalle Nazioni Unite e assegnato dalle Nazioni Unite alla Palestina, cioè un territorio che si chiama Palestina. Ma che è tuttora occupato militarmente dall'esercito israeliano e civilmente dai cosiddetti coloni israeliani. C'è una Palestina sconosciuta, di cui non troviamo traccia nei media, quella della resistenza popolare non violenta, di chi ha scelto di non rispondere con le armi, ma con la forza della non violenza. Gettare ponti e lenire le ferite è il motto di Operazione Colomba. Ovvero vivere per scelta la quotidianità di violenza del conflitto insieme a chi è costretto a subirla. Concretamente, i volontari cercano di rispondere ai bisogni immediati delle vittime, condividendo con loro non solo la povertà e la scomodità delle situazioni di emergenza, ma anche le paure e i rischi della guerra. Svolgono azioni di protezione della popolazione civile e di promozione del dialogo e della riconciliazione. Nel 1999, nell'area sud di Hebron, furono evacuati 15 villaggi palestinesi, comunità forzatamente deportate, costrette a spostarsi senza casa e senza nessuna infrastruttura. Tutta questa gente si trovò a fare una scelta: come rispondere all'ingiustizia. So back to 1999. Because it's a very important period, and we considered it as the first step in our organized resistance in the South Hebron area. We started just organizing ourselves in this area, in the whole villages, meetings, and we discussed which is the effective way to resist the occupation here and the settlers. When we discussed that, we find out that the goal of the occupation, with all these aggressive rules and the settlers' violence, is pushing us forcefully, you know, just to respond in a violent way. Because they need excuses to implement this strategy. So, okay, the decision was we will never give them this excuse. La cosa interessante è che a Tuani, nonostante tutta la pressione, che è la stessa che si vive in tanti altri posti della Palestina, la gente ha deciso di attuare una strategia che è molto più sottile, una strada che è molto più complicata, molto più insidiosa, dove i risultati li vedi con un tempo che è molto, ma molto più lungo. Attuani oggi ha una clinica, una scuola, ha le strade asfaltate, l'elettricità ed è allacciata alla rete idrica. Ha persino un piano regolatore e tutto ciò è il risultato di anni di lotte non violente. Attuani è fondamentale perché ha dimostrato che la non violenza funziona. Non dà agli israeliani nessun pretesto per scacciare i palestinesi dalle proprie terre. È il Sumud, una parola araba che rappresenta questa forma di resistenza che consiste nel non lasciare mai la terra, qualsiasi cosa accade. È il costruire e ricostruire laddove viene distrutto. L'esercito israeliano è arrivato, arrivò qui nel villaggio per esempio, requisire, sequestrare i piloni dell'elettricità perché non c'era un permesso per tirarli su. La risposta dei palestinesi qual è stata? È stata che
tutte le donne hanno fatto cordone e si sono messe nel mezzo fra il materiale, fra i piloni dell'elettricità e le camionette dell'esercito per impedire che queste potessero essere sequestrate. Da anni la popolazione palestinese di Attuani sta continuando a vivere qui, denunciando quotidianamente i soprusi subiti con l'appoggio di Operazione Colomba e dei gruppi di attivisti israeliani. Comunità che hanno resistito alla violenza dell'occupazione israeliana con risposte creative, organizzate dal basso, in cui un ruolo di primo piano è stato assunto molto spesso dalle donne e dai bambini. Nei primi sei mesi di quest'anno ci sono state delle aggressioni da parte di polizia ed esercito in un numero pari a quasi 200. I palestinesi coinvolti in questo, in questi attacchi, in queste aggressioni da parte di soldati e polizia sono quasi, in questi 200 sono quasi un migliaio, di cui la metà bambini. Per quanto riguarda gli attacchi dei coloni, quindi la violenza dei coloni israeliani verso la popolazione palestinese, ci sono stati oltre un centinaio di harassment, quindi di aggressioni. يعني خصوصا على رعاه الاغنام وانا اعتقلت عده مرات يعني من المستوطنين يعني راجموا علي وضربوني اكثر من مره و يعني من المرات اللي ضربوني العام في رمضان كان اخوي وابن عمي مع الغنم تقريبا حوالي الساعة 4:30 المغرب فهو يعني مشى ورا الغنم حوالي المستوطن يجري ورا الغنم وطخ على الأولاد لهم 16 حوالي 2 كيلو وبعدين ظل متجه على خربة الطوبة لما وصل خربة الطوبة أجى علي يعني حط إله البارودي هين 16 وحاول يأخذ من الكاميرا فلما ما قدر ياخذ الكاميرا ويعني تف على الكاميرا على عدسه الكاميرا ضربني برجله على رجلي وحاول انه يوقعني بس ما قدر لما انا صرت احكي مع الشرطه والاجانب. I palestinesi coinvolti da questi attacchi sono oltre un centinaio. Palestinesi adulti e altrettanto bambini, quindi anche qui non è che si va ad attaccare solo l'adulto, ma anche il bambino è visto alla pari, ahimè, come una minaccia, come un nemico. انا برايي في البدايه كان الوضع بالنسبه للسكان المنطقه بشيء خيالي او شيء مستحيل انه يعني اجانبي يمشوا مع اولاد او يغيروا في الوضع نوعا ما بس بعد سنة سنتين تغيرت الصورة كليا يعني صار الكل يعني عارف انه الاجانب غيروا اشياء كثيرة او عملوا اشياء نوعية في المنطقة تهدئة الاوضاع. The thing that we are calling for, I mean, to have a peace in our place here between us, like we and the Israeli, between like the settlers and the Israeli army, between all the Israeli. I mean, like, finish this occupation, live like in a peace, without problems, without troubles every day, without attacking, arresting, demolishing. Like, to live in a life, quiet life, like the other people in the world. I mean, we are not calling for a big thing, just like a peace. Se devo pensare ad un futuro e ad una prospettiva, probabilmente mi viene in mente che questa scelta, se si riuscirà a farla entrare anche nel resto, in altri contesti, con altri comitati, se diventerà abbastanza forte, forse sarà l'unica via possibile.